sembra più largo. Ma si interrompe prima. Esatto, è più corto. È più corto. Perché questo sottomarino è dotato di 3 casse di zavorra che servivano semplicemente per immagazzinare acqua, così che il sottomarino diventasse più pesante e potesse scendere al di sotto del livello del mare. 506. Numero di immatricolazione navale dell'Enrico Toti, sottomarino costruito dalla Italcantieri di Monfalcone. La posa della prima pietra avvenne l'11 aprile del 1965, il varo il 12 marzo 67 e la consegna alla Marina il 22 gennaio del 1968. Il Toti era un sottomarino da ricognizione lungo 46 metri, 3 volte più corto dei sottomarini nucleari che doveva cacciare, e operò prevalentemente negli anni della Guerra Fredda. Lo scafo del Toti, per immergersi, imbarcava 57 tonnellate di acqua ed era progettato per avere una velocità superiore in immersione anziché in superficie, ossia l'esatto contrario dei sottomarini impiegati nella Seconda Guerra Mondiale. La missione tipo di una decina di giorni non prevedeva igiene personale e il bagno non era che un misero anfratto dipinto di azzurro a simboleggiare il cielo. Solitamente però lavorava intorno ai 150 metri di profondità. Il Toti eseguiva le sue operazioni di osservazione a 150 metri di profondità, mentre la quota di collaudo raggiunta fu di 300 metri. L'equipaggio era composto da 26 persone. L'armamento di 4 tubi lanciasiduri posizionati a prua, nel locale che fungeva anche da mensa e riposo. Piccola curiosità, 2 dei 4 tubi lanciasiduri venivano utilizzati a mo' di cambusa per la conservazione di cibi freschi, in quanto il Toti non disponeva che di 2 piccoli frigoriferi e la quantità di cibo necessaria a sfamare una trentina di persone era tanta.